Allora, tutto questo gran parlare di ridurre CO2 in realtà è una grande sostanziale dinamica di infringimento, un'ennesima truffa per sostenere ed inventare un nuovo tipo, una nuova modalità del capitale di farsi ovviamente come sempre vincente, avvincente. Quindi tutti questi movimenti che in realtà vogliono salvare la terra sono in realtà, se non direttamente autogestiti in maniera strumentale, sono strumentalmente gestiti, diretti da terzi, la stessa Thunberg o essa stessa un agente del cambiamento, come dire, conscia e afferita al capitale, ricordo la traversata sulla barca del Monegasco. Lei dice: basta, ma andiamo coi catamarani multimiliardari fatti di carbonio, ovviamente, oppure è così in buona fede e strumentalizzata. Perché, cioè, si fa tutto questo gran parlare di CO2? La CO2 non sarebbe così difficile da gestire se si impiantassero, si piantumassero molti altri alberi, che sono i veri, come dice il nostro amico, non me da particolare, non da me, non da me, non da me, non da me particolarmente amato, in quanto, come dire, latore di un pensiero che era già stato quello di Darwin, cioè dell'intelligenza delle piante. Il nostro botanico, di cui non ricordo neppure il nome, mi sembra sia co simile nel cognome a un teologo, ma ora mi sfuggono il cognome di entrambi. Insomma, lui sostiene sensatamente però che aumentando, ma come tutti coloro che ne sanno di botanica e di equilibri ambientali, che aumentando gli alberi la CO2 sarebbe trasformata ovviamente di nuovo in ossigeno e gli altri residui di cui ora non so dire, non essendo io così scienziato, ma è il nutrimento per gli alberi, insomma, la fotosintesi clorofilliana si fa a partire in primis dall'anidride carbonica, quindi aumentando gli alberi. Non è quindi sospendendo la emissione, perché ce n'è già tanta e questa deve essere comunque trasformata. Ma cosa occorrerebbe agli alberi per svilupparsi? Pensateci un attimo. Cos'è che è fondamentale? L'acqua. Ma l'acqua è il nuovo business, è il nuovo, come dire, oggetto di interesse del capitale. Si vogliono bypassare petroli e carboni perché in mano a gruppi che devono essere, come dire, scalzati, eliminati, per creare un nuovo business di carburanti che sono di base a fondo idrogeno, cioè l'idrogeno. Ma l'idrogeno come lo si ottiene? Scindendo l'acqua. Cioè avremo un pianeta sempre più secco perché l'acqua che normalmente rimane, non c'è spreco d'acqua se l'acqua la si butta ovunque, perché l'acqua evapora, torna in ciclo. Ma se invece le molecole, che sono sempre, diciamo, in ciclo o come struttura aerea, come vaporacqua e quindi vanno verso l'alto o come acqua stessa, rimangono sempre le stesse, quindi l'acqua, la quota dell'acqua sul pianeta è sempre la stessa. Se noi ci mettiamo a scindere le molecole per farne e trarne fuori H2O, cioè dall'H2O l'idrogeno, è chiaro che l'acqua andrà esaurendosi. Immancabilmente andrà esaurendosi e quindi piantumare gli alberi, che sarebbero la vera risoluzione, la vera unica risoluzione per l'eliminazione della CO2 dall'atmosfera, è impossibile questa piantumazione perché l'acqua, che è indispensabile, non solo necessaria, ma è improponibile, no? La piantumazione di alberi che non possano né debbano essere innaffiati perché quest'acqua è diventata la fonte di nuovo carburante. Avremo,
Dice, ma c'è l'acqua di mare, ma l'acqua di mare costa troppo desalinizzarla e quindi faremo riferimento all'acqua dolce, potabile, all'acqua dei fiumi e questi depositi sono, per quanto ampi, finiti e scindendo le molecole avremo una quantità sempre minore. Ma qual è la logica di tutti gli animali, di tutte le creature viventi? Perché il vivente in realtà ha la logica del tumore, del cancro, cioè si deve riprodurre all'infinito fino a quando non fa morire la creatura sulla quale è. Pensate ai microbi, cioè cosa vogliono le malattie? Vogliono far morire, colonizzare, in virtù di una loro poi fuga da quel contesto inospitale, e rendersi così colonizzatrici, colonizzanti altri corpi. Quindi tutta questa battaglia per ridurre le emissioni di CO2 è semplicemente un percorso. Prima parleranno di, come dire, rigreenizzazione, renderanno possibile, diranno attendibile la energia atomica. Io credo che la usino perché ci siano poi le battaglie affinché non sia usata. A quel punto diventerà normale dover agire sulla scissione della molecola d'acqua per ottenere questo idrogeno che sarà la base di ogni forma di combustibile. E è chiaro quindi che queste creature viventi tutte vogliono la fine del contesto nel quale si muovono, pensate alle muffe, pensate appunto alle malattie stesse sui corpi di animali, pensate, no, al Covid che parte dai pipistrelli, esaurisce la sua, se il Covid fosse naturale, qualora comunque fosse naturale, com'è che le malattie e i patogeni si alterano? Perché esauriscono la loro funzione su un tipo di animale, di realtà biotica sulla quale fino a quel punto si sono riprodotti, forse perché quella realtà biotica si estingue o perché ha sviluppato difese, e allora il virus, i patogeni mutano e vanno alla conquista di altre realtà. Così gli umani stanno sulla Terra e il loro scopo, in quanto viventi, non dissimili da patogeni, sono per la Terra patogeni in realtà. Vogliono, cioè intenzionalmente, strutturalmente, geneticamente, disfarsi di questo corpo che è la Terra affinché questa inospitalità conceda loro, li spinga a dirottarsi verso altri corpi da conquistare e devastare. Quindi, quando si parla di alieni buoni, io ho le mie difficoltà a pensare, perché coloro che si muovono, coloro che vanno in giro non possono essere buoni, perché la loro istanza di movimento è la fuga da una condizione di inospitalità finalizzata all'acquisizione, alla conquista di nuovi spazi nei quali andare a ulteriormente devastare, colonizzando affinché quello spazio ulteriore ancora decada e questo vivente sia costretto con logica espansiva colonizzante a dirottarsi verso altri corpi da devastare, no? È un po' la metafora di Galactus, il distruttore di mondi, cioè ogni forma di vita ha al fondo, come genesi, la dimensione distruggente. Ecco allora spiegata come permanga la tesi dell'entropia, perché questi corpi complessi in realtà sono votati alla distruzione, cioè loro si mantengono complessi perché il fondo genetico è lo stesso, no, della tesi, della teoria dell'entropia, per cui tutto vira verso la distruzione, ma ci vira attraverso un percorso che simula una complessità che sembrerebbe deviare dal percorso entropizzante, mentre invece questi agenti viventi e complessi sono agenti mascherati, ben mascherati, dell'entropia. Quindi, cosa stiamo facendo? Stiamo mettendo in piedi, inscenando, no, una battaglia per la CO2 contenuta, quando dovremmo chiedere l'implementazione delle nostre foreste, ma sarebbe, come dire, avvantaggiare un'altra forma di vita, ma ogni forma di vita tira, no?
come dire, la carretta verso i suoi propri geni. Purtroppo è così. Bisognerebbe disgiungersi culturalmente da questa idea e accettare l'idea di stasi, di restare tranquilli. Ma questo non è possibile perché il fondo genetico, il grund della vita è quello dell'andare verso l'espansione, per cui inipotizzabile solo per alcuni colti. La Terra, per esempio, rispetto ai dinosauri, come corpo, ha attivato delle difese che li ha fatti estinguere, ma al contempo la vita ha attivato alterazioni e trasformazioni che hanno reso la vita ancora più aggressiva, per cui quel che non hanno potuto i dinosauri, abbiamo potuto noi, come loro, diciamo, in realtà succedanei e eredi. Abbiamo fatto l'antropocene, ma non è abbastanza, non è abbastanza inospitale la Terra, deve essere resa ancora più inospitale affinché questi geni espansori, che hanno come corpi, come forme più complesse gli umani, vadano nello spazio a rovinare altre cose. Quindi gli alieni che arriveranno, arriveranno con le stesse istanze, se sono viventi, dovrebbero essere di qualcosa che non ha al fondo lo strumento vita, perché la vita, tout court, ha la logica stessa del cancro, del batterio, uccidere, conquistare per rendere inospitale e rendersi così costretta a una colonizzazione ulteriore. Quindi nessuna fiducia non solo negli umani, ma nella vita in genere. Guardate anche le piante che battaglia intrattengono fra di loro, alcune alleandosi con gli umani, asservendoli, cioè gli umani si fanno come dei coltivatori di quantità di olio da palma, di piantagioni, buttando giù foreste. Ci sono piante che strumentalizzano gli umani per espandersi alle spese di altre piante. Non c'è questa pace anche nell'universo vegetale. Ci sono strategie alternative e le piante che insieme agli umani sopravviveranno saranno quelle che andranno nello spazio con i loro geni a colonizzare. C'è un'alleanza fittizia in vista di una conquista ulteriore. L'unica possibilità sarebbe una fusione genomatica del genoma umano e quello vegetale, di modo che gli umani si rasserenassero. Ma in quanto viventi, in quanto aventi al fondo la stessa matrice, sarebbero poi altrettanto virati all'espansione. Quindi nessuna speranza finché viventi saranno sui pianeti. Quindi i pianeti più pacificati sono i pianeti su cui non vi è una forma che possa essere riferita alla vita. E le rocce non sappiamo di che vita o di che analogo alla vita esse vivano, quale sia la loro consapevolezza. Forse, come già ipotizzai quando avevo 15 anni scrivendo che le creature più perfette erano le rocce, avevo avuto l'illuminazione di pensare a esse come stanziali, ma al contempo con la possibilità di stare in ogni luogo, nello spazio, rotanti, sulla Terra, come meteoriti, come satelliti, come corpi che hanno una saggezza che supera sicuramente quella delle piante, assai più saggio degli umani, assai meno saggio degli animali, perché ad esempio quali ragioni hanno portato, come dire, gli umani e soprattutto gli occidentali a essere considerati di successo, perché le loro istanze di colonizzazione sono molto più forti di quelle che possono essere le istanze colonizzatrici di un branco di bisonti. Gli umani sono arrivati e li hanno sterminati, capite? Gli animali si sono alleati con loro, i cani, per esempio, hanno avuto maggiori possibilità, hanno, di sopravvivenza. Ci sono questi simbiosi anche emotive, produttive come per le piante, molto complessa. La ragione dell'esistere è l'espansione, un'espansione che paradossalmente ha come mira l'entropia, cioè si usa l'entropia e quindi la distruzione come astronave per espandersi. La gestione di questa regola si fa a
assolutamente schizofrenogena nel farsi però motore di espansione. Quindi la vita si espande, ma là si garantisce l'espansione perché la vita si fa l'attrice di distruzione. E quindi sposando la regola dell'entropia, utilizza questa stessa regola come motore di allargamento. Mi allargo perché vado a distruggere. C'è questa schizofrenogena strutturazione. Sono un genio assoluto. Quindi la vita in realtà è l'attrice di entropia, ma è l'attrice attraverso pratiche di espansione del vivente stesso, che non può essere altro che una macchina al fine di distruzione. Si concede però dei tempi nei quali è possibile, come dire, sospendere la mente, attutire quella pratica distruttiva. Non si spiegherebbe altrimenti la morte, non si spiegherebbe altrimenti la fine, ma anche lì c'è la fine del singolo e l'espansione del codice, del messaggio, è una lotta fra i messaggi. La possibilità di espandersi di messaggi e la distruzione, le rasure. Ma questo messaggio dice: io vado a espandermi, mia cara legge dell'entropia, per andare a sostenere te in modo più ampio, nel contempo però in vista della distruzione anche però lascia, mantiene messaggi che non potrebbero muoversi se non avessero al fondo il fine di una distruzione. Quindi lasciamo ogni speranza o noi che siamo, perché ogni battaglia alla fine che appare comunque, come dire, portatrice di un pensiero apparentemente ecologico positivo, nasconde sempre al proprio interno quello che è il fondo, cioè l'espansione per la distruzione e del pianeta e di futuri ulteriori spazi di colonizzazione. Questo è quanto io penso. Quindi esauriremo l'acqua scendendola, renderemo il pianeta inospitale, dovremo trovare delle strategie per sottrarsi al pianeta, perché non ci basta, alla vita non basta sostare, la sosta è impossibile. Perché la sosta non garantisce il continuum distruttivo. Tutt'al più mi fermerò per un po' e poi riprenderò a distruggere se vorrò. Voglio fare un film con Donatella Versace. Voglio fare un film con Donatella Versace. Voglio essere preso come modello da Donatella Versace. Voglio essere, come dire, versatile. Donatella Versatile. Donatello, il David di Donatella Versatile voglio essere. Voglio essere il David entropico di Donatella Versatile. Il David entropico di Donatella Versatile. Versatile. Un David entropico di Donatella Versatile. Un David entropico di Donatella Versatile. Quanto mi trovo fotomodello, quanto tutto afferisca a un percorso distruttivo. Sono il fotomodello di Donatella Versatile. Donatella Versatile. Sintesi, costruire, apparentemente mantenere per espandersi e con l'espansione espandere il progetto distruttivo. Questo garantisce la permanenza nel paradigma entropico, altrimenti sarebbe impossibile il vivere. È un escamotage rispetto al
background di una distruzione espansiva e differita. Sono uno scienziato totale. Voglio essere un fotomodello di Donatella versatile. Voglio essere un'opera seicentesca, più Vermeer, Vermeer o più caravaggista, più Vermeer, una lattaia o più caravaggesco, più Vermeer o più una lattaia, più Vermeer o più caravaggesco, 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 più El Greco o più Uroliano, più pop o più art, più impopular art, most impopular art. Sono Linda Evangelista. O sono Che Guevara morto, sono la salma tumulata di Lenin nel suo mausoleo, o sono Gabriella D'Annunzio Carlucci? Sono Fiorucci o sono Fiorello o sono il blau e blume della letteratura tedesca? No valis, no novale, se mi lasci novalis, se mi lasci novalis, portami il giradischi, voglio essere un fotomodello di Donatella versatile. Voglio essere la nuova Levi. Montecatini Terme. Voglio essere Mr. Tambourine, un tamburino di Manet, di Monet, di Degas, Degas. Voglio essere Ratz Degas. Voglio essere Ratz Degas, voglio essere un alieno, illuminato anch'io dalla luce della distruzione, che si concede il tempo di riflettere prima della scomparsa. Voglio essere uno dei re magi, non voglio essere Giucas, non voglio essere Caselli, Caterina. Perdono, 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 ricevetti questa intelligenza che vado sprecando così su tablet, ma voi prendetene a piene mani pure copiate, miseri che idee non avete, miseri che idee non avete, miserere di voi, della vostra straordinaria velleità e al contempo della vostra straordinaria ignoranza, sono un modello di Donatella,
versatile, versatile modello, un modello particolarmente triste, un modello particolarmente triste, 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 triste sera, questa sera. Sono un'entità della Factory, sono uno dei sette nani, imbiancato dalla propria vecchiezza, sono David Bowie nella donna che cadde per terra e si risollevò lanciata in alto come la donna cannone. Sono una delle elaborazioni mistico-iconiche del greco, sono solo canzonette. Sono il poeta visivo, il poeta auditivo, olfattivo, sono un naso, sono un n'apostrofo aso, un'asola. Cerco un bo, un bo, un botto di successo che già ho avuto, perché è già stato, è già accaduto. Sono uno scienziato a tutto atto. Sono un atto d'accusa contro la vita che migra con finalità distruttive, si autocostruisce pratiche distruttive rispetto ai contesti in cui alligna finché il contesto imploda e lei sia costretta a mirare migrazioni, nuovo mirate a colonizzazioni, anch'esse poi infine finalizzate a distruzione. Legge, regola dell'entropia, ineliminabile, ineludibile. Sono un fotomodello di Donatella, verso la quale vorrei, come dire, imbiancarmi di varichina. Sono il testimonial della varichina perfetta, ace, ace, vanilla, ace, ace, ace. Cerca, cerca te stesso in un bossolo, cerca quello che provò a cercare la Solanas, Solanace, sono una quella è una liliace alla spidastra. Vorresti essere un dulcamara solanum, come già dicesti. Sei un'icona pop ormai, sei il più pop dei tuoi contemporanei, sei il più populista degli intellettuali, sei il più puppet, sei pap, sei papa te stesso, di te stesso burattino, in questo teatrino quadrangolare, in cui come un pope con cappello cilindrico annesso reciti ebraicamente la litania che esce dall'aramaico, dall'ebraico antico, sui rotoli nel Mar Morto ritrovati. Cantami, o Talmud, o Talmud, o Atura, 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 Atora, Tora, fecero esplosioni. Vogliono falsamente tornare al nucleare affinché si facciano battaglie che rendano accessibili la scomposizione della molecola d'acqua, finché l'acqua così scomposta non possa tornare in circolo e la quantità globale sul pianeta si esaurisca fino alla necessità di uscire da questo mondo per andarne a conquistare e distruggere altri, così la vita si muove. Speriamo che il pianeta reagisca e ci uccida tutti prima della nostra capacità e
ipotesi di fuga, ma credo che l'universo sia pieno di istanze colonizzanti, votate volte alla distruzione di ciò che colonizza, anche se non consapevole questa stessa distruzione. Sono sul fondo di una pentola, sono sul bordo residuo. Sono fuori, vedo più di voi, dalla pentola nella quale in cui siete, dalla quale non riuscite a vedere. Io riesco sempre a vedere un po' di più, perché aspiro a starne fuori, la avverto, la sento e mi nasce l'istanza di fuoriuscita che mi fa creare ipotesi ipervedenti. Sono un cieco consapevole e ipervedente, sono Tiresia, sono T-Rex, sono un cieco T-Rex, un dinosauro come il Tiresia T-Rex votato a dire Cassandro, quel che non so, Cassandro. Sandro, il mio amico musicista, il più contemporary fra i musicisti. Ma io sono il più intellettual contemporary. My mind is a big mind. I think that life is really have in his ground, in her ground life, I don't know, in its ground, there are death, there are destruction, and with this position, la legge, l'ex, of entropy, go in the universe when the world heard began unvivable, human goes in other planet, in other situation. This situation began terrible and dead, so ever, never, from planet to planet, and dead, and is distract every planet, and the life go and take with yourself the ground, the underground of life is the destruction, il fondo della vita non può che essere la distruzione. Sono un homeless, sono un omelette, sono un omleto, sono un'ametista viola, non regalatemi, sono un pirata bendato, sono un modello di Donatella Versace. Datemi la lavatrice, l'aspirapolvere, il canone distruttivo che le sostiene. Non fate finta di non capire. La vita è un cancro che mira a distruggere per potersi espandere, per poter andare ulteriormente a distruggere e mantenere così la legge entropica, aggirandola e conservandola. Il doppio vincolo è al fondo d'ogni relazione. Il mondo è schizofrenogeno, l'universo è schizofrenogeno. Appare vitale, ma questa vitalità è, come dire, espandente e a mire soltanto distruttive, rendendosi latrice, messaggera di distruzione. Solo così si garantisce la sopravvivenza quantitativa.
Quale sfida? Silver Surf, sono Silver Surf, Surfer bianco della bianchezza dei mondi, l'araldo galattico di Galactus. Sono Silver Surf, sono Silver Surf. Ecco chi sono Silver Surfer, Silver Surfer, l'araldo galattico della Marvel. Marve, Marve, come larve stiamo pronte a distruggere il leccio di Cervo Volante affinché possiamo trasferirci su altri lecci a distruggerli. Siamo cervi volanti, siamo surfisti galattici, non cambia niente. O cervo volante, o surfista galattico, possiamo e portiamo lo stesso messaggio, uccidere ciò in cui siamo per sottrarsene e andare a uccidere altro e altro ancora. Siamo cervi volanti e araldi galattici.